Buongiorno! Buongiorno ragazzone dei mille battaglie! Bellissima ragazzi. Allora, buongiorno ragazzi. Oggi sarà il secondo giorno di allenamento della squadra. Ieri hanno fatto la prima gambatella. Piccoli accorgimenti. Insomma, ragazzi, purtroppo hanno messo sul mercato pure Nainggolan. Questa cosa non mi è piaciuta per niente, perché a parte che io comunque quel giocatore lo amo per come gioca, proprio è sempre piaciuto dai tempi del Kaiser, e quindi perderlo dopo un anno che è stato un po' travagliato, al di là delle intercettazioni, quelle cazzate, però insomma gli si poteva dare un'altra possibilità, nel senso che sto cazzo cosa si gira qua, nel senso di dire tale, ma prima che fai te ne vai a fanculo, perché qualche minchiata l'ha fatto l'anno scorso, non è che, però buttarlo fuori così onestamente non è che poteva tranquillamente giocarsi le sue carte, anche perché Conte 2 anni fa lo voleva al Chelsea, e mi è dispiaciuto questo, che non c'è stata una presa di posizione, quantomeno non sopra di carti, no, perché comunque non me ne fregavo un cazzo. Ed è giusto che se ne andava a fanculo, perché comunque hanno fatto troppo schifo lui e sua moglie, tutte queste cose, un anno a fare casino. Quindi comunque se ce lo togliamo dai coglioni, proprio sono contentissimo. Però minchia, Nainggolan si poteva tenere tranquillamente, mi dispiace. Comunque ormai chi è zitta, quindi è inutile. Ieri c'è stato un nuovo contatto per Barella, e quindi praticamente penso che abbiano chiuso, quindi già oggi e domani ci dovrebbe essere l'ufficialità, almeno così dicono. Ma d'altronde Barella era un giocatore che hanno seguito per tanto tempo, quindi se lo perdevamo mi potevo soltanto meravigliare, che comunque sia. Oddio, è un calciatore buono, però giustamente è giovane, non lo sai come si può comportare, sono un sacco di milioni, non lo so, boh, che vi devo dire? Che i colpi ce li ha, non è che non ce li ha, c'è da vedere se ora dal Sassuolo all'Inter cambia, questo però ce lo dirà soltanto il tempo. E poi ci vuole una punta giudiziosa là davanti, visto e considerato che siamo proprio bassi bassi, ci vuole una punta. Sì, l'allenatore lo sappiamo, l'allenatore è un allenatore che comunque se gli dai in mano una squadra che può dare 60, lui sicuramente gli fa dare 80-90. Però non è che fa miracoli, eh? Cioè, perché se non hai campione, non hai talenti, non hai giocatori forti, non puoi pensare di andare a lottare contro la Juventus, perché la Juventus, a parte che è una squadra ormai consolidata, ma poi minchia, i scaettini della Juventus sono più forti dei titolari nostri, parliamoci chiaro, che la Juventus no per cosa, però e avanti, che vi devo dire, ci giochiamo le nostre carte,
sono fiducioso in questo mercato, con la speranza però che mi arriva qualche giocatore che c'è forte, qualcuno proprio consacrato, ah, no, giovane non mai pigliamo Assenzi, Lazzaro, ci stiamo pigliando a Barella, va bene. Però ora ci vuole una paracampione, perché sennò dopo, cioè, non hai niente da fare. A quei livelli non fai niente se non c'è un paio di campioni di quelli giudiziosi, quindi questo è poco ma sicuro. Vediamo quello che succede, vediamo se riusciamo a piazzare a questi due ormai, che tanto ormai piazzate verranno, quindi è inutile girarci attorno. E di quei soldi che si può. Però c'è, cioè, l'unica cosa che vi chiedo è di non andare a fare figure da pezzetti, perché siete abituati a fare figure da pezzetti, perché non puoi andare a casa del Manchester United e gli dici voglio Lukaku e ti faccio un prestito oneroso di 2 anni con diritto di riscatto a 60 milioni, se dici però tu non dici prima, ti ridono in faccia. Se tu hai calciatore te ne devi andare a comprare, ci vogliono i soldi, ne esci un soldo se vuoi un calciatore forte. Non puoi andare a casa di questi colossi di squadre che ti pisciano addosso e gli dici ti do 5 milioni ore, 5 milioni in anno, 10 milioni ore, 5 in anno, 60 tra 2 anni. Ma quelli soldi gli servono, quelli devono forse la squadra, quindi non puoi pretendere queste cose. Ma perché andiamo a fare queste figure di merda? Ci deridono così. Se vuoi un giocatore lo devi pagare, puoi trovare una quadra, che sa, ci vedi dice 40 ore e 30 dopo. Ma no, che tu ci vai già con 10 milioni, 8 milioni, ci c'è 10 ore, 10 in anno, 5. Ma che cazzo, ma che facciamo come l'anno scorso che volevamo vendere a quello là a Modric e sono andati là, lo volevano gratis e quello ci ha sputtanati a Sorteggio Champions, ci ha sputtanati di fronte a tutta la stampa mondiale dicendo che i soldi non ne hanno e vogliono comprare i giocatori. Che figura di merda. Ragazzi, vi saluto, poi appena facciamo un bel video vediamo un pochettino di parlare di questi nuovi acquisti. Ma un gioco si lavora sempre, quindi non è che dici che c'è tanto tempo, però lo troviamo, dai. Un abbraccio, sempre con l'Inter nel cuore, fate bravi.